Grazie con gli ascoltatori, oggi diamo il bentornato negli studi di Tempo Radio al presidente della Fiera di Leonardo del Garda, di nuovo con noi il presidente Davide Bollani, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Gli ascoltatori li invitiamo sempre a partecipare alla trasmissione, ricordiamo che i telefoni di Tempo Radio sono sempre aperti, quindi potete intervenire quando volete. Il numero per chiamarci è lo 0376 63 1709, ricordiamo anche il numero per sms e messaggi whatsapp che è il 338 17 19 105 e poi c'è la pagina facebook sulla quale siamo in diretta streaming, quella del Gazzettino Nuovo Tempo Radio e anche youtube Tempo Radio Live 3 gennaio in questo caso. Allora, Fiera di Leonardo del Garda, la prima fiera della regione Lombardia dell'anno, perché del resto l'anno è appena iniziato, e quando è che è? Allora, cominciamo col dire le date, così appuntatevelo perché è importantissima ed è molto bella tra l'altro. La fiera si tiene quest'anno il 19, il 20 e il 21 gennaio, venerdì, sabato, domenica, e rispetto agli anni passati è una settimana dopo, perché la nostra fiera ruota comunque intorno alla festività di Sant'Antonio che cade il 17, quindi essendo mercoledì quest'anno o la si faceva prima o la si faceva dopo, abbiamo deciso di farla la settimana dopo anche per cercare di avere una condizione climatica un pochino più favorevole. Cambia una settimana, cambia poco, però tante volte... Allora, se mi sentissero i meteorologi mi direbbero no, è vero, perché fino a febbraio le giornate si accorciano, perché in realtà si accorcia al mattino, cioè il sole sorge più tardi, sì. Però intanto non c'è più buio, esatto. dalle 4:30 come poco prima di Natale, ma abbiamo luce fino alle 5. Arrivati, comunque, esatto, a gennaio avremo fino a 5:30 comunque, poi la fiera è aperta fino a sera, quindi anche solo mezz'ora di luce in più poi aiuta la gente a stare più volentieri. Niente, la fiera si svolge in questi 3 giorni, viene però anticipata dall'apertura del solito circuito enogastronomico a base di carne di maiale, che inizia venerdì 7 gennaio, quindi inizia proprio fra pochi giorni, e verrà presentata ufficialmente alla cittadinanza, agli amici, ai visitatori e agli interessati sabato 13 con il Gran Galà, che è uno spettacolo di musica, di balletti, di cabaret, dove appunto viene illustrato quello che abbiamo organizzato per quest'anno, e ci sarà come di solito un ospite principale. Quest'anno lo special guest sarà Cristiano Militello, che tutti conosciamo per essere un inviato di Striscia la Notizia, un comico, un cabarettista, un po' tutto, e che terrà proprio uno spettacolo in quell'occasione. Quindi abbiamo detto, allora sarà venerdì 5 gennaio? No, lunedì 7. Lunedì 7. Ho sbagliato gennaio. Io, chiedo venia. Vabbè, va bene. Lunedì 7 gennaio, allora. Dunque. Lunedì 7 gennaio. Allora, andiamo avanti. Il 7. Sì. Il 7 gennaio. A me risulta, ma il 6 gennaio non è mica martedì. No, aspetta, sabato che è il 7 e domenica. Allora domenica. Domenica 7 gennaio. Domenica 7 Vabbè, gennaio. Ci siamo arrivati. Ok, 7 gennaio, comunque domenica. Comunque inizia fra qualche giorno. No, allora questo lo diciamo per certo, sì, perché tutti quanti noi che abbiamo ripreso a lavorare, certo, Siamo andati a guardare quando era il 6, no? Io ho ancora il jet lag dell'ultimo dell'anno, quindi ecco, si terrà fino al 28 di febbraio, quindi c'è tempo per provare tutti i ristoranti. Benissimo. Che hanno aderito alla... Che è quello che si chiama a tutto per sé. Esatto, sì. Appunto. Quindi un menù convenzionato, cioè praticamente in qualsiasi ristorante tu vada, trovi lo stesso, esatto, menù a base. No, sono menù diversi. Ah, menù diversi. Però hanno come requisito fondamentale la carne di maiale, sono a prezzi molto, molto convenienti. Quindi assolutamente. Quindi è un periodo, è occasione anche proprio per approfittare, proprio, certo, per andare a fare un pranzo al ristorante, una cena. Pranzo o cena? È indifferente. Indifferente, sì, quindi sì, si può andare sia a pranzo che a cena. Beh, altra cosa che è molto utile. Assolutamente. Poi sto chiedendo appunto, chiedo scusa se ho interrotto appunto, altro, dunque Cristiano Militello, Gran Galà, ecco, il Gran Galà, importante dirlo, è gratuito, quindi l'ingresso è gratuito e si tiene al Palazzetto dello Sport di Via Reggia Antica, che per chi conosce Leonardo è quello vecchio, il palazzetto quello storico, e appunto ci sarà momenti di canto, di momenti di divertimento, momenti anche istituzionali, perché poi verranno premiati anche vari concorsi, però ecco, è un po' il nostro fiore all'occhiello quest'anno del Gran Galà, la presenza di Militello, che
comunque un personaggio. Cristiano Militello, appunto, sì, lo conosciamo tutti, appunto, anche per i suoi servizi. Esatto, lo Striscia, giornale Striscione. Esatto. E poi ancora invece la fiera come si. La fiera, pratica? Ecco, comincia, come dicevo, il venerdì 19. E da un lato presenta gli spazi espositivi tipici della nostra manifestazione, che quest'anno sono ancora maggiori rispetto agli anni passati, e c'è sempre la zona del palazzetto sia per gli spazi interni sia per gli spazi esterni. Anzi, a tal proposito, abbiamo proprio ancora 3 o 4 spazi interni per il palazzetto, se ci fosse qualcuno interessato a partecipare. Ecco, sono proprio gli ultimi giorni. Poi c'è tutta l'area per le attività agricole, che anche quest'anno abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte degli espositori di questo settore. Poi tutto il resto, tutto il commercio vario, dei generi più disparati, c'è davvero di tutto. Questo come aspetto fieristico. Oltre all'aspetto fieristico ci sono tutta una serie di attività collaterali che vanno dai convegni che in tema agricolo, in tema i temi tipici della nostra fiera. Ci sono anche convegni che vertono più sull'aspetto sociale, ci sono manifestazioni collaterali, c'è il raduno delle Vespe, il raduno dell'Alfa Romeo, e poi quest'anno ci sarà il tentativo di battere il record del mondo del salame più grosso, che verrà confezionato. Questo salame è il famoso os de stomach, che è la specialità di Lonato, e quest'anno si cercherà di battere appunto questo record realizzandone uno da oltre 400 kg. E questo si svolgerà in piazza proprio per dare modo ai visitatori e a tutti di vedere come si realizza un os de stomach e come si realizza un os de stomach che ambisce a diventare il salame. E poi è un salame da pentola, diciamo. È un salame da pentola, quindi, sì. Quindi è una cosa cotta anche, appunto, per cui. Insomma. Però ecco, 400 kg, una bella bestia. Beh, sì, assolutamente. Infatti deve essere allestito tutto un sistema anche per poi supportarlo, perché poi viene esposto, e il solito trabatello che usavano gli anni passati per appendere non regge, hanno dovuto rinforzarlo. E ecco, questo verrà in piazza Martire della Libertà, proprio in pieno centro, e sarà un evento a cui ci auguriamo partecipino. Ma poi chi se lo mangia questo host de stomach? Poi verrà cucinato in occasione conviviale di raccolta fondi. Però ecco, intanto deve essere realizzato e deve essere pesato. E per mi dicevano che per essere convalidato questo record, ovviamente il salame deve essere mangiabile. Non è che uno può realizzare un salame da 400 kg buttandoci dentro qualsiasi cosa. Cioè, dentro ci deve piombi, essere, vabbè, esatto, ci no, deve no, essere no, proprio no. La prova che poi questo salame qua viene degustato. Quindi è una bella cosa. È una bella cosa, sì, impegnativa anche, sicuramente per chi lo sta organizzando, però insomma. Si immagina anche il profumo, poi che si sì, sente, anche perché poi specie. Sì. Io non so tecnicamente come viene realizzato, andrò a vedere perché comunque incuriosisce anche me. Assolutamente c'è una, speriamo che non nevichi, e qua non si può dire, possiamo dire che per quel giorno non so, però che per esempio già sulle Prealpi sta nevicando già, sì, però oggi il 3 può nevicare volendo anche fino al 15, poi esatto, l'importante. Però diciamo che negli ultimi anni siamo stati fortunati, abbiamo avuto belle giornate. Speriamo che anche quest'anno, poi che è la 60ª, ci sia davvero una mano anche da questo punto di vista. Di solito l'almanacco, non so insomma in base a che cosa, però ci prende obiettivamente, e di solito appunto la Fiera di Lonato all'insegna il bel tempo, per cui io non ho guardato e non guarderò proprio per scaramanzia o perché per non deprimermi, però chiedono se c'è una gara di trattori. Una gara di trattori tipo Gymkhana, no, dei trattori mi ricordo che l'abbiamo fatta un anno, parecchi anni fa, perché avevamo disponibilità di alcune aree che adesso non abbiamo più. E dei trattori c'è la benedizione, la classica sfilata, partiranno dall'area Busi, che è quella vicino alla ferrovia, e poi faranno appunto una sfilata nelle vie del paese, adatte ovviamente al traffico di questi trattori, perché si va dal trattore, dal Landini, dal trattore piccolino, sì, di una volta, ai mega trattori di adesso, che nelle strade di Lonato fanno quasi fatica a passare, quindi dobbiamo proprio anche stabilire un percorso che permetta
a queste, questi macchinari di... Esatto, ci sono dei trattori, vabbè, qua tutti gli agricoltori lo sapranno, ma io non lo sapevo, una volta non essendo agricoltore, ci sono per esempio marche che fanno auto da corsa e trattori. Sì, è vero, si vedono adesso in televisione, sì. Che rimani un attimino, ma davvero la fa la tal marca, adesso non voglio dire quale, però comunque... c'è un amico, probabilmente dice Mario, si firma Bollani, ma che ci fai in radio lavorare mai? Vabbè, allora salutiamo Mario che mi ha dato questo messaggio. Mario, ciao Mario. Mario sta presidente Bollani sta lavorando per la fiera, esatto, di Donato del Garda, poi tornerò in studio e lavorerò per il mio lavoro. Assolutamente. Ci sarà il Luna Park quest'anno? Luna Park, sì, c'è sempre il Luna Park, è un'attività collaterale che non gestiamo noi, però ci sono i giostrai storici di Leonato che venivano in paese ancora quando ero piccolo anch'io, e sono sempre loro, quindi... Allora, presidente, dice un altro messaggio, sono venuto un anno e ho trovato una chiesetta antica piena zeppa di candele accese, era stupenda, ci sarà anche quest'anno, qua forse sarebbe meglio chiedere al parroco di Leonato. Esatto, cioè, la chiesetta se c'era c'è ancora, nel senso. La chiesetta presumo di sì, insomma, se poi è antica, bisogna vedere se è aperta. Però non so quale potrebbe essere... Potrebbe essere la chiesa di Sant'Antonio, dove sul Sagrato si terrà il 17, ecco, anche questo è importante, la classica benedizione degli animali, e appunto si tiene il 17, che è due giorni prima dell'apertura della fiera, però il 17 non si può fare la benedizione degli animali un altro giorno, è di mercoledì, la si fa il mercoledì. Esatto, a che ora lo sa più o meno? Sì, il 17 alle ore 14:30, tradizionale benedizione degli animali sul sagrato della chiesa di Sant'Antonio. Ma che animali portano di solito? Ma di tutte, io ricordo che c'è un frate che porta una capretta, poi portano le galline, portano cani, gatti, un asino, avevano portato, cioè, di tutto, va bene. Allora, dunque... Anche perché sugli animali d'affezione si sono un po' allargata come categoria, sì, no? Quindi assolutamente, sì. Ci sono addirittura alcuni che hanno i petauri, proprio mi è arrivata una offerta recentemente. Lei vuole un petauro? No. Non le piace il petauro? Vuole un furetto magari invece del petauro. Un furetto, petauro però guarda che è bello, anche se dicono però di prendere la coppia perché soffre, sì. Il petauro dello zucchero. No, il petauro non mi serve. Non le serve un petauro, va bene. Bellissimo, allora, no, è bello veramente. Allora, perché non fate anche un mercantico allegato, per esempio? L'abbiamo fatto un anno il mercantico, però già organizzare la fiera è un impegno. Il mercantico allegato sarebbe comunque un mercantico gestito dalla fiera e non dai signori del mercantico. Andrebbe a occupare spazi che comunque ci servono per la fiera e diventa un problema, e è per questo che il mercantico in gennaio non lo fanno, proprio perché per non accavallare le due cose. Certo, certamente. Allora, poi quindi ricordiamo anche benedizione degli animali. Salve Bollani, come sta? Bene, grazie. Bene, grazie. Quali punti sto leggendo il messaggio così com'è. Quali punti di calore e ristoro mettete? Chiede Anita, che salutiamo ovviamente. Allora, i punti di ristoro sono in piazza, ci sono le degustazioni e i prodotti tipici. Su Corso Garibaldi ci saranno le frazioni con anche loro il cibo per i visitatori, i panini, salamine, quelle cose lì. Poi ci sarà l'area di food, street food anche quest'anno, che riproponiamo dopo l'edizione dell'anno scorso, dove ovviamente rispetto a quello che può essere il ristoro delle frazioni propongono un servizio diverso, un diverso tipo di food, e poi comunque in fiera ci sono questi punti, insomma, da mangiare, proprio detta così, in fiera non manca. Allora, c'è un messaggio più polemico, però intanto ci dà, adesso permettiamo di rispondere ovviamente, poi però ci consente di parlare di un'altra cosa ancora. Mi hanno detto che è impossibile volare in elicottero perché quest'anno è tutto prenotato da lei, Tardani, Papa, Bocchio e rispettive famiglie. Però intanto, allora, non so se è tutto prenotato, adesso lei risponda, però ricordiamo anche che c'è allora... Anche c'è il volo in elicottero, viene sabato e domenica. Non è vero che è prenotato, ovviamente. Allora, non so come si chiama l'amico che scrive. Ma forse era uno scherzo. Forse era uno scherzo. Allora, io, per dire, l'anno scorso neanche sono andato. Quindi e poi dubito, cioè,
è una battuta così, ma prendiamola per com'è. Insomma, i voli ci sono, durano 2 giorni, se uno vuole andare il posto c'è sicuramente. Quindi. Assolutamente. Possiamo dare piuttosto, no, Presidente, allora Presidente, visto che appunto c'è questa possibilità, ci sono, è uno, due, quanti sono gli elicotteri? L'anno scorso era uno. Uno. Comunque c'è questa possibilità di un volo in elicottero e obiettivamente tanti di noi, molti, la maggior parte ha volato in aereo di linea, che a parte il decollo e l'atterraggio poi alla fine poi dopo, esatto, guardi neanche fuori, siamo adesso su un pullman, sì, più o meno, esatto, senti anche delle discussioni, delle, sì, volte dici ma abbiamo preso un sasso, sì, no? Esatto, no, sarebbe un problema, esatto, e non ha mai volato in elicottero, che credo sia tutta una cosa diversa. Allora io ho volato in elicottero 2 anni fa e effettivamente è una cosa diversa, cioè dà proprio l'idea di essere sospeso in aria, perché poi essendo tutto vetrato uno vede, nel senso, si vede, sì, proprio tutto bene. Poi era una bella giornata, siamo andati fino al lago, cioè Lonato, il lago è un minuto di elicottero, è proprio una bella sensazione. Quindi sì, perché quando li vediamo volare a noi sembra che vadano piano, ma in realtà vanno a 300 all'ora, vanno veloce. Poi ecco una cosa che mi ha colpito è che quando poi l'elicottero vira e punta il muso in basso e gira con la coda più alta, quindi vedi anche per terra e dici cosa sta facendo questo qui. Però ecco, se uno ha la possibilità, se trova posto dalle prenotazioni che abbiamo ottenuto, cioè è una cosa ce che ne sono tante già, quindi le prenotazioni non penso siano prenotabili i posti, si va lì e si prende il biglietto e si sale in elicottero, magari si farà la coda se c'è gente, però ecco, diciamo che poi l'anno scorso c'erano 2 elicotteri, non so che ne hanno usato uno, però penso che se ci fosse molta richiesta ne usano 2. Esatto. Sarebbe bello fare il volo in mongolfiera, quello so che lo fanno a Cavriana, se non mi sbaglio. È un volo io l'ho fatto un volo in mongolfiera a Montichiari qualche anno fa, la festa che fanno lì a mai più. Più che altro io dico copritevi bene, perché in mongolfiera c'era lo sì, l'elicottero, però, è chiuso, ma l'elicottero è chiuso, però la mongolfiera che sei lì in piedi in quella cesta è no, fa impressione, No, grazie. Fa impressione, senti di scrocchiare questa cesta. Esatto, sì, senti di avere i piedi che non poggiano su niente di... Esatto, quindi... Ciaone alla mongolfiera. Sarebbe bello, appunto, è bello sicuramente. Sì, sì, è bello, però ecco, farlo a gennaio penso che non sia... Allora, vabbè, saluto Oscar, so che al momento ancora è in forse quello che chiede, perché chiede la gara delle contrade, fondamentalmente. La gara delle contrade... È in forse, dipende dalle squadre. Esatto, dipende. Stiamo lavorando per organizzarla. Benissimo. Allora, siamo in dirittura d'arrivo, vorrei chiedere al Presidente Bollani di ripetere le date, magari diamo prima però un riferimento, cioè abbiamo detto prenotate per l'elicottero, ma come si fa e anche no, per l'elicottero, come si fa a prenotare? Ripeto, per l'elicottero bisogna andare lì dove, nell'area Busi, dove si tiene il campo di volo. Se invece qualcuno è interessato a partecipare come espositore, il numero da chiamare è lo 030 913 14 56 e ecco, se siete intenzionati chiamate pure questo numero, perché comunque ci sono tanti espositori che stanno arrivando in questi giorni da qualsiasi parte d'Italia, davvero. Poi la fiera in questo periodo, in questi anni, si è proprio sviluppata anche nelle regioni limitrofe, il Veneto, l'Emilia Romagna, dall'altra parte il Piemonte, insomma c'è davvero molta richiesta. La fiera appunto si terrà il 19, 20, 21 gennaio, gratuita per ovviamente i visitatori, non si paga nessun prezzo d'ingresso e niente. Questo è importantissimo, non pensate appunto a quelle fiere in cui si paga paghi il biglietto d'ingresso, qua non c'è biglietto d'ingresso, anche perché si articola. Cioè... Sì, anche perché sarebbe poi tecnicamente impossibile presidiare. Mi ricordo che una volta a Orzi Nuovi si pagava la fiera, mettevano proprio delle strutture per limitare, però la fiera Lonato ha tanti accessi, ma poi è giusto che sia gratuita per i visitatori, cioè non è anche una questione di biglietto. Ecco una cosa, direttore, anche, quindi ci sono alcuni punti, 2, 3, 4 punti nell'alloggiamento coperto, anche liberi, per cui avete... Sì, ci sono ancora qualche stand ancora libero all'interno del palazzetto dello sport. Per cui appunto anche lì prenotate, è aperta qualsiasi forma d'attività, c'è la parte agricola, però perché nasce come fiera agricola. Nasce come fiera agricola, commerciale, artigianale, insomma c'è davvero chiunque abbia un'attività imprenditoriale, un negozio che vuole... Perfetto. Ecco.
Perfetto, allora il primo appuntamento, Gran Galà. Ore... Gran Galà, ore 20 e vediamo perché. Del 13, ore 20 e 45 al 20... palazzetto. Ok, via Reggio Antica, via Reggio Antica. E poi appunto la fiera 19, 20 e 21. Perfetto. Direttore Davide Bollani, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie. Officina Brigoni Iveco, a Castiglione, centro riparazioni veicoli di ogni genere.